Ah, carissimo, buonasera, buonasera, prego, prego, venitemi, da quanto tempo, da 19 anni, 19 anni. L'unica cosa che ho capito che sono riuscito a fare nell'anno che va da 18 ai 19 anni è quella, sicuramente quella di essere quella di riuscirmi a impappinare benissimo. In realtà sono io che ho fatto vari post shit store, cioè ho fatto una shit store a buca. E vabbè, capita, e può capitare. Capitato. 10 novembre 2020 avrei compiuto 19 anni e, considerato il coprifuoco alle 22, ho deciso di fare una videochiamata aspettando la mezzanotte, tra la notte appunto del 9 e del 10. Quindi sono andato a comprare uno spumantino da stappare in chiamata, il più economico del supermercato. Ho fatto un gruppo su WhatsApp per invitare tutti i miei amichetti. Poi io ho giusto accennato che piattaforma avrei voluto utilizzare. Volevo usare Google Meet. Su Google Meet. No, lo fa su Meet perché tutti per ora mi stanno andando preferendo Meet, e poi Meet, cioè tutti hanno l'account Gmail più o meno male, quindi forse è pure più facile. E poi ho chiamato un po' tutti per sapere se ci fossero o meno. Ok, prendo un attimo un'agendina per fare le cose tutte sistemate. Agendina, matita, Bruno. Chiamo Bruno ora. Allora, sarò un coglione, ma a me il nome Bruno mi fa troppo riva, non per qualcosa, per quel video. Bruno! Vabbè, allora ci vediamo dopo, Ok. Nel caso, Vabbè. Okay, ciao, Bruno! Ciao. Bruno! Non forse. Cazzo, sto utilizzando il telefono come uno di quei quarantenni che ha le cover che si piegano su se stessi, come mio padre. Guido. Benvenuto nel servizio di segreteria. Da Guido non me l'aspettavo. Andrew. Ciao. Senti, visto già i messaggi su WhatsApp? Vabbè, senti, io faccio la videochiamata, vabbè, verso le 11:30 inizio su Google Meet. Tu ce l'hai? Tu ce l'hai, ce l'hai l'email, sì. Vabbè, ci vediamo dopo. Voglio chiamare Penny. Penny non lo so. Inizierà. Oh, c'è. Ehi, ciao Simo! Va bene, a dopo, ciao. Peppe. Pronto? Pronto, Peppe? Oh, Simo. Uè, ciao Peppino, come stai? Forse sei. Io sto benissimo, ma non mi senti? Che voce che ho. Capita. Caccheriva. Questa inusuale quanto bizzarra asserzione ha suscitato in me come una sorta di malessere interno che si è poi tradotto con questa faccia. Confusa, sconcertata, allibita, non saprei come definirla sinceramente. Forse si tratta di un antico malocchio, di una maledizione. Tant'è vero che cazzo, in quell'esatto momento, in ordine cronologico, la registrazione si è interrotta e la fotocamera è caduta dal mio discutibile treppiedi. Ma iettature a parte, e sì, dico iettature anche se inizialmente avrei voluto dire mamacumbe a parte. Anche se poi, rileggendo il mini copione che mi sono fatto, ho notato che mamacumbe suonava veramente male. Iettature a parte, dopo essermi ripreso da questa surreale esperienza con un ottimo, devo dire, yogurt dell'Eurospin. Ottimo, devo dire. Ho scaricato Meet sul cellulare, scoperto che la moneta da un euro entra perfettamente nel tappo di una bottiglia, e poi ho realizzato di non aver ancora preso confidenza con la fotocamera. Allora, dopo tutto questo ho avviato la chiamata, anche se c'è stato qualche piccolo problema tecnico. Sta captando i segnali della NASA. Fammi per ragionare un attimo. È tutto pronto. Cernini, hai rotto il cazzo così, però. Ecco qua. Il presidente. Comunque venga, pare quelli là che ti vedi di cose qua. Allora, venga, perché ti vedo e mi viene spontaneo fa saltannuccio.
Comunque vi trovo anche l'altra giacca. Ok. Oh, no, certo. No, giacca blu perché il blu snellisce. Questa è più abitata, certo. Eccoci qua, mancano 2 minuti. Emanuele, sì. Oh, oh, raga, mancano 30 secondi. 10, 9, 6, 10. Okay. Oh, vabbè, ha tempo, Ha fatto malissimo, vabbè. Grazie ragazzi. No. Oh, la videochiamata è stata davvero... davvero... simpatica. Comunque com'è triste questa cosa di staffare. E poi il giorno dopo, quindi il giorno del mio effettivo compleanno, sono sceso con gli amici, ci siamo fatti un giro, ci ha preso un caffettino, un aperitivino, Massimo ha preso una merda. Perché voglio una merda? Non è merda, E poi vabbè, così per vederci un poco, per abbattere la distanza che c'è tra di noi in videochiamata. Mi ha parlato un po' di libri, di economia, di politica, il solito, insomma. Di draghi della leggenda, spero di trovare un drago bianco occhi blu. Ginzo, aiuterò. Oh, oddio, sta carta me la ricordo, ai tempi costava un sacco. Quanto costa sta carta ora? Secondo me in coffee duri c'è. E poi vabbè... arrivata la sera, sono andato a casa, ho aperto la torta con i miei genitori. Penso che da quando ho memoria, una delle cose che mi ha sempre più cringiato sia spegnere il candelino con i miei genitori. Io lavo la torta davanti, ho scritto 19, i miei genitori mi guardano. Già 19, il tempo come passa in fretta. Ogni anno poi. Ricordi quando eri bello piccerino? E poi dopo c'è stato il momento dei regali. Ho avuto regali molto, molto interessanti, ho avuto regali molto utili, tipo il treppiedi che sto utilizzando in questo momento. E poi ho avuto regali un po' stretti. Un maglioncino che mi ha regalato Bruno, che è molto bello, bordeaux, mi piace molto il bordeaux, però è un po' piccolino, quindi ho dovuto per forza di cose andarlo a cambiare. E interessante come ogni volta che vado in un negozio di abbigliamento i dipendenti preferiscono sempre utilizzare la vocale O piuttosto che la A, quindi a grasso utilizzano sempre grosso. Infatti quando sono andato là la situazione è stata questa. Buonasera, salve, dovrei cambiare questo maglioncino. In effetti la taglia è un po' piccola, perché comunque tu sei un po' grosso, sei robusto. Periodo associato sempre a questo gesto qua per indicare appunto la mia stazza. Vabbè, ho cambiato il maglioncino con la felpa che sto indossando in questo momento. La scena è stata anche carina. Ha detto, guarda, io devo cambiare questo. Ci sta qualche felpina, qualcosa. E lui mi fa, sì, abbiamo delle felpe. Abbiamo delle felpe nuova linea. Abbiamo le felpe rosse, abbiamo le felpe verdi e le felpe cammello. Questa. Vabbè, io un po' sorpreso, considerando che non ho mai avuto felpe color cammello. Vabbè, faccio qualche cardigan color branzino, ne avete? No. E quindi questo, al video dei 20 anni. Alla prossima. Mamma, io la amo. Mamma, stai con me e sogno in te.